Feder perché qua io oggi rappresento tutela gli interessi degli investigatori privati e di conseguenza di un settore piuttosto limitato della filiera del credito, perché insieme agli investigatori privati tutela anche gli informatori commerciali. In questo contesto noi come Federpol ci siamo attivati, ci stiamo attivando per presentare un progetto di legge che identifichi queste figure, tutte le figure della filiera del credito e crei una normativa tale da far sì che tutte le figure rappresentate abbiano non solo una norma certa con cui fare riferimento, ma anche una dignità professionale come è giusto e diritto che queste abbiano. Oggi in Italia purtroppo non è così, l'informatore commerciale è una figura che viene delimitata semplicemente dal decreto ministeriale 269, in parte domani dal decreto di deontologia, dal codice di deontologia degli investigatori della privacy, e quindi è una delle figure principali che va istituita, che va normata. Questa è la posizione della Federpol, la Federazione Italiana degli Investigatori Privati.